Riguarda una delle notizie del giorno, il mandato di cattura in Brasile per il terrorista Cesare Battisti. C'è stato poco fa uno scambio di amorosi sensi tra il presidente Bolsonaro e Matteo Salvini. Scrive il mio presidente del Brasile: grazie per la vostra considerazione, ministro dell'interno d'Italia, lascia che tutto si normalizzi brevemente nel caso di questo terrorista assassino difeso dai compagni degli ideali brasiliani. Conta su di noi. Immediata la risposta di Salvini: grazie Presidente, se serve prendo il primo volo per riportare finalmente in Italia un delinquente condannato all'ergastolo. Questo per quel che riguarda la chiede la parola, perché cosa rapidamente... Al di là del caso Battisti, io credo che non dobbiamo prendere lezioni da Bolsonaro, che è un presidente al servizio degli Stati Uniti d'America, un presidente liberista che sta nuocendo all'America Latina essenzialmente. Ruggeri, per una invece io, se Battisti torna in Italia, mi candido per andare a fargli il comitato d'accoglienza e palleggiare con le sue chiappe, perché è un volgare assassino, non un terrorista politico, uno straccione di criminale che deve venire qui, visto che è latitante, a scontare la pena che si è strameritato di beccare. Allora, il nostro tempo è finito, grazie Rita Querzè, grazie ad Andrea Ruggeri, Michele Sodano e Diego Fusaro. L'aria che tira ritorna lunedì in diretta di nuovo con Mirta Merlino. A me non resta che da augurarvi un buon weekend e dare la linea al TG. A presto.